strategico per l'Italia, cioè quello del rilancio di Pepe. Ma speriamo, speriamo che lo sia davvero. Noi ci abbiamo creduto fortemente anche rispetto agli investimenti importanti che abbiamo fatto, ma ci abbiamo creduto già un po' di tempo addietro, quando già l'anno scorso qui a Pessum avevamo già programmato tutta una serie di iniziative che servivano, dovevano servire a rilanciare il nostro territorio. Ovviamente questa sinergia con la Campania non nasce oggi, non è una cosa, diciamo, che a cui ci lega soltanto questo momento, è un qualcosa invece che ci accomuna da parecchio tempo, e seppur per anche le tante, diciamo, valorizzazioni del territorio, soprattutto per quelle che sono ovviamente gli aspetti archeologici e culturali che offre il territorio campano, ma soprattutto il territorio calabrese per quanto riguarda appunto la fantastica eredità della Magna Grecia. Ovviamente come città metropolitana gli sforzi che stiamo facendo non lo so se serviranno e basteranno per mantenere alta l'attenzione del 50° dei bronzi. La sfida sarà quella di continuare ovviamente su questo percorso, speriamo che il Ministero della Cultura possa attenzionarlo in maniera importante. Ovviamente il nostro obiettivo focale in questo momento diventa quello di poter far diventare i nostri bronzi patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo iniziato con una delibera di Consiglio Metropolitano, stiamo coinvolgendo quello che sono ovviamente tutte le parti coinvolte nel nostro territorio, adesso la parte più importante spetta ai nostri governanti.